Bolton Alimentari è in Italia soprattutto Rio Mare, ma è anche Palmera e anche tantissime altre cose. Ed è sostenibilità, almeno da qualche anno. Nel 2015 è uscito la graduatoria, chiamiamola, di Greenpeace. Eravate quarti, sicuramente avete fatto dei passi avanti. Quali? Ma guardi, è tanti anni che lavoriamo sulla sostenibilità, nel senso che se posso, noi abbiamo iniziato a lavorare nel 2008 sulla sostenibilità, creando poi nel 2009, dopo un anno di lavoro, quella che ad oggi è il punto di riferimento per la sostenibilità della pesca, che è questa NGO che si chiama International Seafood Sustainability Foundation, che vede ai suoi interni i migliori scienziati e biologi marini, il WWF International e altre NGO. Pensate che solo per studiare il tema della sostenibilità della pesca ad oggi sono stati investiti oltre 12 milioni di dollari, perché è un tema molto complesso. Quando si parla di sostenibilità della pesca per noi si parla di tonno tropicale, un pesce che si pesca tra i due tropici, un pesce migratore che vede coinvolti tutti gli oceani, quindi occorre un approccio come quello della ISSF che sia globale, che coinvolga più player. Da allora poi abbiamo continuato a lavorare, abbiamo creato la nostra piattaforma di sostenibilità che si chiama Qualità Responsabile, per dare proprio un approccio strategico, non di breve periodo, ma di lungo periodo alla sostenibilità, dove ovviamente la sostenibilità della pesca è un pilastro fondamentale, ma per noi vuol dire anche il resto dell'impatto ambientale delle nostre fabbriche, delle nostre confezioni, il rispetto dei diritti umani lungo la filiera, che è un altro tema che anche qua al Salone della CSR è stato molto discusso, e poi cosa può un'azienda come Rio Mare, che in Italia è presente in una famiglia su due, fare dal punto di vista di educazione alimentare, di educazione a una corretta alimentazione. Recentissima poi è la partnership col WWF, di cui siamo molto orgogliosi, è stata annunciata a fine dell'anno scorso, è una partnership su quale abbiamo lavorato molto perché coinvolge il 100% della nostra azienda, tutti i nostri marchi, tutti i nostri paesi, quindi tutti i nostri approvvigionamenti. È una partnership che ci vede impegnati al 100% di pesca sostenibile entro il 2024. Ma a parte la pesca sostenibile e a parte forse anche la tracciabilità, che a questo punto entra in gioco in maniera importante, la sostenibilità per voi è anche altre cose, cioè anche riduzione di impatti, tema climate change, insomma tutte le altre voci che riguardano l'ambiente, immagino, o no? Sì, innanzitutto grazie per il punto sulla tracciabilità, perché nella partnership del WWF, oltre al tema sostenibilità della pesca, ci impegniamo a continuamente migliorare la nostra tracciabilità lungo la filiera. Tenete presente che ad oggi siamo la migliore azienda al mondo nella nostra categoria per tracciabilità e certificazione della filiera. E il terzo tema è il tema dei diritti umani con cui lavoreremo col WWF. Ma come le dicevo prima, la qualità responsabile per noi ha la pesca, che è un must, ma poi è il resto dell'ambiente. E nel resto dell'ambiente proprio ci sono tutte quelle attività che abbiamo in pista per ridurre l'impatto ambientale. Noi a Cermenate, che è in provincia di Como, abbiamo la nostra fabbrica, che ad oggi la numero uno in Europa e la più moderna al mondo, che si approvvigiona solo da energie rinnovabili. Stiamo costantemente lavorando sui materiali per ridurre lo spessore. Tenete presente che noi a Cermenate produciamo 3 milioni di lattine al giorno e quindi ridurre lo spessore porta degli impatti enormi, l'abbiamo calcolato anche in termini di utilitarie che si fossero contate in termini di consumo di banda stagnata d'alluminio. L'anno scorso siamo stati anche premiati dal CONAI per un'iniziativa in questo senso. Stiamo costantemente lavorando anche sugli aspetti relativi alla logistica, e la sostenibilità è un percorso di miglioramento continuo. Il numero che le è piaciuto di più quest'anno del vostro rapporto di sostenibilità? Direi l'essere riuscito a coinvolgere tutta l'azienda, a impegnarsi per un 100% di pesca sostenibile. Ultima domanda, com'è possibile, come fate a far sì che ogni volta che apriamo una scatoletta di tonno, questo tonno sia così perfetto, così perfettamente tondo? Come succede?
Ma allora, questo, tra l'altro lei mi sta citando una delle ragioni di successo di Rio Mare, cioè questa costanza qualitativa, essere sempre uguale. Il segreto sta nel quello che noi tecnicamente chiamiamo loins, perché a Cermenate, dove abbiamo la nostra fabbrica, si riceve un semilavorato, che sono dei filetti già precotti e puliti di tonno, che riceviamo dai nostri fornitori circa 20 sparsi per il mondo, e questo semilavorato viene attentamente controllato. Noi appena riceviamo questo semilavorato, la qualità, che da noi ha un peso importantissimo, lo analizza, e se rispetti i nostri parametri in termini di gusto, aspetto, eccetera eccetera, può entrare nel nostro stabilimento, altrimenti viene rifiutato. E approccio scientifico, lei diceva, in che senso? Solo provate a immaginare la complessità di valutare quanto tonno c'è in un oceano. È frutto di investimenti enormi nel cosiddetto tagging, cioè vengono pescati tonni, messo dei tag, delle etichette, poi ributtati in mare, frutto di modelli econometrici, matematici complicatissimi. E questo è solo un esempio, perché la valutazione degli stock è solo un elemento. Tutto il tema della pesca accidentale, di come migliorare la pesca accidentale, per risolverlo veramente bisogna lavorare con un approccio scientifico. Io credo molto che sarà la tecnologia che ci aiuterà ad utilizzare il mare e le risorse ittiche in maniera sostenibile.